Innanzitutto, ecco, grazie per l'invito. Personalmente a me fa sempre piacere, ecco, analizzare anche in maniera critica uno strumento a cui io sono particolarmente affezionato, da cui, diciamo, la mia esperienza professionale è partita. Quindi io sono sempre un po' critico verso le cose a cui sono affezionato, in cui credo vivamente. Allora, la prima cosa che io vorrei dire, anche in maniera un po' provocatoria, è la diffusione di EMAS nelle pubbliche amministrazioni. A mio avviso può essere definita come una sana anomalia. Perché? Perché innanzitutto i sistemi di gestione, gli strumenti volontari, sono nati, no, alla metà degli anni 90, all'inizio degli anni 90, in particolare per il settore industriale, per poi incentivare e creare quei meccanismi virtuosi per poter promuovere comportamenti che andassero oltre la mera conformità normativa. L'adozione, però, la diffusione di questi strumenti all'interno delle pubbliche amministrazioni è stata una cosa molto utile, in particolare perché i sistemi di gestione, che non sono altro che un modo di lavorare, cioè una filosofia di azione, nella pubblica amministrazione vanno a toccare la modalità di governo e di gestione del territorio. Cioè l'applicazione di EMAS nella pubblica amministrazione non può prescindere da una corretta gestione del governo del territorio. Non può riguardare esclusivamente i toner, la raccolta differenziata e altre cose così. Deve essere uno strumento guida di natura anche strategica, di visione sistemica di governo del territorio. Le esperienze che stamattina ci sono state, alcune delle quali sono riuscito a sentire, mi scuso perché sono arrivato leggermente in ritardo, hanno fatto vedere due cose. Innanzitutto come i benefici connessi a questo strumento, a questa filosofia di gestione, sono concreti, ma ci sono anche delle difficoltà che si superano soltanto quando questi strumenti sono realmente internalizzati all'interno dell'organizzazione, sono integrati al suo interno. Si è parlato molto di contrazione di risorse, che riguarda il settore privato e in particolare il settore pubblico. Però, ragionando dell'adozione di EMAS nell'ambito della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione ha di fronte a sé anche strumenti più flessibili, alcune volte sono citati, anche a costo zero, che permettono però di avere un effetto di ricaduta sul territorio molto rilevante. Si è citato prima il partenariato pubblico-privato, sistemi di coinvolgimento col settore privato, si è parlato prima di servizi ecosistemici e del pagamento dei servizi ecosistemici, strumenti che poi per la pubblica amministrazione sono a costo zero ma hanno un effetto. Prima si parlava anche di, forse la dottoressa Palomba, di creatività nel trovare le soluzioni. È anche un po' quello, no? Che può permettere alla pubblica amministrazione di superare la contrazione delle risorse e superare il rischio dell'adozione simbolica. Oggi il rischio di, a volte anche le critiche che vengono fatte agli strumenti volontari, anche un po' a volte alcuni non credono alla loro affidabilità, perché nolente o volente ci sono due livelli o diversi livelli di adozione, c'è un margine di manovra, se andiamo a confrontare le aziende o i soggetti che sono registrati. Questo lo sappiamo tutti chi ci lavora, no, con questi strumenti. E questo rischio, in particolare nelle pubbliche amministrazioni, a volte può essere anche più rilevante per la duplice presenza, no, della componente organizzativa e della componente politica. A volte l'assenza di risultati tangibili nel breve termine, a fronte di una mancata internalizzazione dei concetti, no, della filosofia dei sistemi di gestione all'interno dell'organizzazione, rende poi i risultati, non si conseguono risultati, e poi mano a mano tende ad aumentare, no, i casi di abbandono. Diverse sono le ricerche, alcune le ho condotte anch'io personalmente attraverso l'incrocio di dati empirici, che dimostrano come solo la reale integrazione di questi strumenti porta poi a dei reali benefici, altrimenti poi si va a vedere, no, si va a pesare maggiormente l'onere e non il beneficio, e poi a quel punto decide di abbandonare. Oggi, secondo me, il regolamento EMAS, in generale lo strumento EMAS, a fronte
della pubblicazione della nuova norma ISO 14001 ha di fronte a sé una scelta, secondo me, cruciale, vitale, perché la nuova ISO 14001 è stata, diciamo, tra virgolette, anche spiazzante su alcuni elementi, perché è andata a toccare proprio quegli elementi volti a rendere lo strumento come uno strumento di natura strategica, non un qualcosa di parallelo, ma come un qualcosa che entrasse all'interno delle tutte le funzioni dell'organizzazione che lo va a implementare. No, si parla di leadership, si parla di analisi del contesto, si parla di nuove compliance obligations, si parla di della definizione allargata di intended outcome, quindi un qualcosa che cerca un po' di superare lo strumento, diciamo, il rischio di adozione simbolica e quindi l'inefficacia. E questo vale per il settore privato, ma anche per il settore pubblico. Quindi che cosa si può fare, no? Per dare delle proposte concrete per da un certo punto di vista aumentare il livello di solidità, di efficacia dell'EMAS nella pubblica amministrazione e avere poi un effetto magari non a brevissimo ma nel medio termine anche sui numeri. All'inizio scremi un po', no? Questo parte dal concetto che l'EMAS deve diventare, deve continuare ad essere, come nei casi presentati nel corso della giornata, uno strumento che distingue in maniera reale situazioni di eccellenza nel governo di un territorio. Se non si raggiunge questo elemento, secondo me, poi ha poco senso, no? Allora, ovviamente su queste dinamiche sono comunque, no, influenzate da diverse variabili. Anche l'esperienza stamattina, ognuno toccava altri elementi, elementi di natura organizzativa, elementi di natura finanziaria, assenza di benefici e assenza di visibilità, che a volte è anche una delle principali critiche che vengono fatte dal settore privato, come Barbara diceva prima. Quindi non c'è un'unica soluzione, ma si deve lavorare su più piani, no? Attraverso un mix di interventi. Delle linee guida, qualcosa che faccia capire alle pubbliche amministrazioni come agire, in particolare sulla parte degli aspetti connessi alla gestione del territorio, favorendo lo scambio, si è citato oggi, si è citato anche prima, no? Le reti, bene o male tra le pubbliche amministrazioni, almeno a livello teorico, concorrenza non ci dovrebbe essere, quindi questo dovrebbe favorire, no? Lo scambio di pratiche e lo scambio di soluzioni, aiutarsi maggiormente, quasi come un percorso di accompagnamento che faccia man mano capire alle pubbliche amministrazioni la convenienza e l'utilità e i benefici connessi. Anch'io mi ero segnato comunque elementi quali gli awards, perché a livello politico magari fanno piacere, quindi anche quello può essere utile in alcuni contesti. Aiutare anche la visibilità sul territorio degli interventi fatti, alcuni dei quali magari non hanno una loro visibilità propria. Provare in qualche modo, no, a aumentare per evitare le duplicazioni, no, di documentazione. Il problema della duplicazione è già forte nelle aziende private, figuriamoci nelle aziende pubbliche. Cercare in qualche modo di guidare le aziende per creare sinergia tra magari le analisi ambientali o analisi di contesto, no? Nell'ottica di rispettare quell'equazione che EMAS è uguale a ISO 14001 più Delta, e questo noi dobbiamo continuare a rispettare, altrimenti se ne esce sconfitti. Magari, come dire, aiutare e indicare maggiormente l'integrazione tra strumenti, magari con gli strumenti di pianificazione e documenti appunto di analisi del contesto, in modo che la pubblica amministrazione faccia solo una volta il lavoro e capisca l'utilità. Altro elemento che è un mio cruccio, l'articolo 7 del regolamento EMAS, che dà una semplificazione per le piccole organizzazioni, tra cui piccoli comuni, io sarei per un'interpretazione meno restrittiva. Perché, e non so se c'è qualche verificatore in sala, però sulla... L'ho provato sulla mia pelle, è stata una fatica. Perché non proviamo? C'era parlato, no? C'era, veniva citato tra la collega della comunità trentina, se non sbaglio, no? Dottoressa Tonini, il problema dei costi del verificatore c'è una semplificazione, attuiamola. Magari creiamo dei criteri che aiutino il verificatore ambientale nella scelta, anche perché se lo
diciamoci la verità, se lo strumento continua a esistere, poi è come sono contenti anche tutti. I verificatori, sono contenti tutti. Altro elemento, provare a semplificare, dichiarazioni più snelle, analisi più snelle, evitiamo quei documenti di 150 pagine, non si legge nessuno, insomma più a nessuno. In primis a chi poi deve decidere sulla base delle informazioni che raccoglie da questi documenti. Perché poi l'EMAS, come diceva la filosofia, è un meccanismo decisionale. Se non creo quello, lo strumento poi diventa un onere e non un beneficio. Altro elemento, io sul sistema diciamo delle agevolazioni, io credo che abbiano un ruolo centrale. Si è visto prima, il settore dei rifiuti ha avuto un incremento essenzialmente per due motivi. Il primo sono la questione delle garanzie finanziarie, il secondo l'inclusione di sistemi di gestione ambientale nei bandi di gara per l'assegnazione del servizio. Sono due motivi. E magari per altri operatori della filiera alcune semplificazioni come nel regolamento, no, sulla materia prima seconda e metalli ferrosi, quella è un'altra modalità di applicazione. In altri casi, come il settore energia, lì benefici interni in termini di efficienza, in termini, no, di fluidità dell'operatività rendono inutili qualunque altro tipo di incentivo. Io proverei anche, diciamo, a provare a pensare un sistema di agevolazione anche per la pubblica amministrazione. Abbiamo fatto un progetto europeo, progetto Brave, che è stato indicato tra i 25 best project, e ora c'è l'indicazione del best of the best ancora domani, nel programma LIFE, e ce ne hanno finanziato un altro che è la prosecuzione, no? Il ruolo dei regulatory relief, il ruolo delle semplificazioni è un ruolo centrale. Bisogna pensare in maniera... bisogna pensare in maniera anche con un po' di fantasia dei meccanismi di flessibilità anche per la pubblica amministrazione, per dare anche un incentivo. A volte il motore sono i valori, no? La predisposizione personale, quello in cui credo. E questo stamattina molti, cioè, penso la maggior parte, tutti quelli che erano qui, magari la prima scelta è stata guidata da quello. Però se vogliamo veramente cercare di diffondere questa filosofia, questo approccio, per alcuni bisogna stimolarli maggiormente. A volte la parte, diciamo, intangibile, emozionale non è sufficiente. Allora, perché non pensare, no, a come funziona per i governi nazionali, dove a fronte di riforme io ho dei meccanismi di flessibilità nella spesa, perché non fare la stessa cosa anche per i comuni che adottano, che decidono questo percorso? Ma non come giustamente si diceva prima, per incentivare l'adozione, ma per garantire che le cose all'interno del sistema di gestione vengano fatte, collegarlo agli interventi del programma ambientale, secondo me. È lì l'elemento centrale. In modo che si garantisce che i soldi spesi siano spesi effettivamente per fare delle cose e che non finiscono poi nello spreco. Abbiamo già avuto decenni di sprechi, quindi non siamo qui a protrarre questo aspetto. Quindi, ecco, tutti questi aspetti, secondo me, in maniera interconnessa, interrelata, potrebbero in qualche modo cercare di supportare lo sviluppo e aumentare sempre di più l'efficacia di questo strumento, in particolare, come dicevo, strumento di gestione del territorio. Grazie Testa, prima di dire due cose anch'io, un aspetto, tutti quei lavori che sono stati caricati mi dicono se le possiamo utilizzare anche per le pubblicazioni, quindi dire a tutti quelli che hanno presentato i lavori se è possibile utilizzarli. Dopodiché, qualcuno deve venire qui per fare le conclusioni, due minuti però se abbiamo modo di caricare un qualche cosa che c'ha Baldoni, nel frattempo che lo carichiamo, se poi venire a caricare una cosa che dura 5 minuti, mentre facciamo tutto questo, un minuto di riflessione sulla... l'intervento di Testa, non avevo dubbi sull'intervento, su quello che erano i contenuti, ma ritorno su un aspetto fondamentale. Allora, giustamente noi abbiamo visto 14.000 le calcare, dobbiamo ricreare una distanza tra lo schema ISO e la parte EMAS. Se non riusciamo a ritrovare questa distanza, nel prossimo giro praticamente siamo completamente tirati lì. Mi riferisco a un problema di contesto.
è lì che ci si gioca la partita. Perché si gioca lì la partita? Perché quando individuiamo il contesto, noi oggi il contesto lo dovremmo ancora vedere in termini di 14.000 cosa verrà fuori, ma sicuramente io ho una visione chiara del contesto riguardo la questione di EMAS. Cioè il contesto EMAS non può essere visto più come un territorio, il mio territorio, assolutamente no. Dobbiamo ragionare su territori più ampi. Prima, il riferimento di oggi, Gammongioie, grande territorio, 5.000 persone su tutto il territorio. Dobbiamo ragionare su scale un pochino più grandi, dobbiamo ragionare su scale anche territoriali più ampi. Dobbiamo far sì che più soggetti pubblici che gestiscono i territori si possono far convergere i loro obiettivi insieme agli operatori che stanno sul territorio. Questo è il contesto. Più soggetti, più operatori, ma più soggetti che hanno obiettivo 1, sostenibilità del territorio. Nel frattempo utilizzo il termine che ho detto già stamattina, sicurezza del territorio. Sostenibilità e sicurezza del territorio dovranno essere due elementi fondamentali se vogliamo che lo strumento EMAS rimanga, ma dobbiamo anche fare delle proposte a livello comunità europea. Io sono propenso all'EMAS di territorio, un qualche cosa che l'ISO 14.000 non può avere, un qualche cosa che noi ci possiamo vendere a livello di comunità europea, visto che la stessa comunità europea insiste e lo rifà adesso invitando una pubblica amministrazione a dare maggiore enfasi agli aspetti indiretti. Quindi la comunità europea ci chiede di non guardare più il CPI o l'amianto sulla tettoia dove sta il tagliaerba. Finito. Quello lì è finito. Se ci riproponiamo col CPI, signori, qua non ci vedremo più a parlare di EMAS. Dobbiamo darci un altro strumento. Dobbiamo darci uno strumento che non parla di CPI, non parla di tagliaerba, parla di condivisione di una politica strategica su un territorio. Vasto, non vasto, l'essenziale è che lì si debba puntare, perché dobbiamo pensare a una cosa: qual è il premio? È un problema di ambiente, di obiettivi ambientali su un territorio, non più l'obiettivo ambientale di abbassare di una percentuale dell'1% l'uso dell'energia o dello 0,5% di punto l'uso fatto della raccolta differenziata. Non saranno più quelli, se li gestisce qualcun altro. Dobbiamo puntare ad obiettivi il cui parametro non è lo 0,1, non è l'1%, ma è l'obiettivo di salvaguardia dell'ambiente attraverso una sostenibilità e una sicurezza dei territori sui quali la pubblica amministrazione non può non essere attenzionata. Lo dicevo prima, turismo, industria, non sono i proprietari del territorio, non sono coloro che possono decidere la sicurezza del territorio, solamente la pubblica amministrazione può decidere cosa fare del territorio, perché è il suo, è la pubblica amministrazione che ha la responsabilità nei confronti dei cittadini di decidere cosa fare e cosa non fare del proprio territorio. Questo sarà, a mio avviso, il futuro di EMAS. Fuori da questo, signori, l'EMAS non potrà più esistere. Io mi auguro che questa sia la tendenza che tutti noi vogliamo, perché, ripeto, altrimenti EMAS o non EMAS rimane solamente un cartello per pochi intimi che sta sempre più sbiadito. Questo è quello che vedo.